Match winner della giornata, ancora una volta Dimas, protagonista nel bene soprattutto e anche un po' nel male per il calcio di rigore sbagliato. Partiamo dal rigore perché sbagliano il rigore solo chi già diciamo che la voglia di calciare, no? E oggi sono stato un po' sfortunato, sapevo che loro sapevano dove battevo io, però io ho detto sono consapevole di quello che so fare io e niente. Sul rigore è andata male, che abbiamo sprecato un'occasione di allungare ancora il risultato, però poi alla fine... Però poi alla fine hai dimostrato anche con la punizione e tanto altro, insomma, di aver fatto tante belle cose per far vincere la squadra. Sì, ma io ho detto anche in spogliatoio, ragazzi, questi sono i frutti di quello che ci ho lavorato tanto prima. Giocava una persona al mio posto, io non ho mai interferito, non ho mai detto niente sulle scelte del mister, io ho lavorato, ho aspettato il mio turno, adesso è arrivato, ci devo solo lavorare e niente, devo cominciare solo a fare le cose e durante la settimana allenare per arrivare alla condizione migliore, perché ancora, anche scherzando con i ragazzi in spogliatoio, era da tanti anni che non facevo due partite di fila al 90esimo, di giocare 90 minuti, però la cosa più importante è che siamo riusciti a portare a casa questi punti e dare un po' di più di pepe al campionato, che così si diventa un po' più bello, no? Come sta il Pergo e dove può arrivare secondo te? No, noi dobbiamo continuare a fare questo, dobbiamo durante la settimana continuare a fare le nostre cose, pensare a noi. Poi giustamente ogni fine gara guardiamo cosa fanno anche gli altri, però la cosa più importante è che se noi continuiamo avanti a portare avanti col nostro lavoro, continuare avanti con le nostre cose, poi pensiamo a tutt'altro, però se noi non facciamo risultato è inutile che noi guardiamo gli altri, se facciamo risultato possiamo guardare cosa fanno gli altri.